buongiorno a tutti siamo arrivati al momento in cui giuseppe amministra appunto questi ultimi anni di carestia ecco, che sono i più difficili e vedremo un po ecco, come come riesce a, praticamente a, a salvare tutta la popolazione ecco. poi ci sono ehm, Appunto viene riferito che adesso lo leggiamo, che tutta la famiglia di Giacobbe ecco, è quella che sta meglio, si può dire, perché erano, ehm, erano sotto il protettorato di Giuseppe che appunto gli, gli forniva anche i, i viveri. Poi eh, verso la fine vediamo che Giacobbe prepara la sua morte, la sua, ehm, la sua sepoltura. Eh, leggiamo i primi versetti. Giuseppe fece abitare suo padre e i suoi fratelli dando loro una proprietà nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese, nel territorio di Ramses, come aveva comandato il faraone. Giuseppe diede il sostentamento al padre, ai fratelli e a tutta la casa di suo padre, fornendo pane secondo il numero dei bambini. E Giuseppe allora mette a disposizione appunto la parte migliore del paese, l'abbiamo già visto, su iniziativa, come bisogna ricordare, del Faraone e non di Giuseppe. Ecco, quindi, questa, questa stima che aveva il Faraone rispetto a Giuseppe ha fatto in modo che, appunto, la, tutta la tribù, ecco, tutto il piccolo popolo nascente di Israele, Ecco, viene salvato dalla carestia e poi in un modo appunto ehm, che ha dell'eccezionale perché viene trattato meglio indubbiamente di tutto l'altro popolo che vedremo cosa succede subito dopo. Ecco. Ehm... E quindi ci sono forniture di vivande, soprattutto il pane, fatte appunto alla, alla famiglia. Alla fine dice secondo il numero dei bambini. Io non so se ho capito bene, però sembra appunto che si parta dai più piccoli a fare la conta appunto della della quantità di vivande e, e di cibo. Ecco. Io credo che sia da, da interpretare così. Ecco. Si parte dai, 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 dai piccoli ecco, e poi si va ai grandi. Ecco. E, andiamo avanti con il racconto dal capitolo 13. Ma non c'era pane in tutto il paese, perché la carestia era molto grave. Il paese d'Egitto e il paese di Canaan languivano di fronte alla carestia. Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel Paese d'Egitto e nel paese di Canaan, in cambio del grano che essi acquistavano. Giuseppe consegnò il denaro alla casa del Faraone, ma si esaurì il denaro. Del paese d'Egitto e del paese di Canaan. Tutti gli egiziani vennero da Giuseppe a dire: Dacci pane, perché dovremmo morire davanti a te? Infatti, il denaro è venuto a mancare. Disse Giuseppe: Se il de denaro è venuto a mancare, datemi il vostro bestiame. Infatti, intendo ripagarvi in cambio del vostro bestiame. Allora condussero a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede il loro pane in cambio di cavalli, piccolo bestiame, grande bestiame e asini. In quell'anno li nutrì con pane in, co in cambio di tutto il loro bestiame. Quell'anno terminò e vennero a lui l'anno seguente e gli dissero, non nascondiamo al mio Signore che si è esaurito il denaro e il possesso del bestiame è passato al mio Signore. Non rimane nulla davanti al mio Signore se non il nostro corpo e la nostra terra. Perché dovremmo morire davanti ai tuoi occhi, noi e anche la nostra terra? Acquista noi e la nostra terra in cambio di pane e noi e la nostra terra diventeremo servi di Faraone. Ma dacci la semenza perché per vivere e non morire e che il suolo non diventi un deserto. <coughs> allora Giuseppe acquistò per il Faraone tutta la terra d'Egitto, perché ciascun egiziano aveva venduto il proprio campo, la carestia, infatti, gravava con forza su di loro. Così la terra fu proprietà del faraone. Quanto al popolo, egli lo fece passare verso le città da un capo all'altro della frontiera egiziana. Soltanto il terreno dei sacerdoti non acquistò, perché vi era un decreto da parte del faraone per i sacerdoti per cui Essi si nutrivano valendosi del decreto de, che il Faraone aveva, aveva dato loro, <coughs> per questo non vendettero il loro terreno. Poi Giuseppe disse al popolo: 'Ecco, io ho acquistato oggi per il Faraone voi e il vostro terreno, eccovi la semenza perché possiate seminare il terreno'. Ma quando vi sarà il raccolto allora darete un quinto al faraone e quattro parti saranno vostre per la semina dei campi, per il vostro nutrimento e di coloro che sono in casa vostra e per il nutrimento dei vostri bambini. Gli dissero, ci hai salvato la vita, troveremo grazia agli occhi del mio Signore e saremo servi del faraone. È un po' lungo però... Ehm, Facciamo un breve riassunto, facciamo, cerchiamo di vedere ecco, com, come Giuseppe ha operato appunto, per, eh, per questi anni di carestia, ecco, dove il, la possibilità più, più, più vicina era quello appunto, che il popolo morisse di fame. Sette, l'abbiamo già detto, ma sette anni di carestia. È impossibile che un popolo eh, nell'antichità potesse rimanere appunto, eh, in vita. Bastano due anni e se non c'è raccolto l'anno successivo eh, si muore, si moriva. Ecco. Eh, comunque, guardiamo un attimo ecco, questa amministrazione di Giuseppe durante, durante la carestia. Allora, il primo baratto che fa, cioè il primo contratto, diciamo, è che in cambio di denaro Giuseppe dà il grano. Ecco, però è, a un certo punto abbiamo letto appunto che il denaro finisce, non c'è più denaro, il popolo non ha più denaro, quindi non sa più come fare a... A procurarsi del pane, ecco, e, e qui bisogna dire una cosa: ecco e, qui mh, Giuseppe mh, è in un crinale molto mh, sottile, perché? Perché da una parte doveva mh, fare appunto i, gli interessi del, mh, del Faraone. Il Faraone era un dittatore, non è che <ride> fosse. Cioè, siamo in un, in un periodo mh, storico in cui appunto eh, il Faraone aveva diritto di vita e di morte sui sudditi, eh, quindi siamo proprio nella, co come tutti, in tutti gli altri stati, ecco, tutte le altre nazioni. C'era il dittatore, ecco, e alcuni di essi dovevano anche essere mh, venerati come dei, eh. Anche ehm, al tempo di Roma, ecco. <ride> cioè, questo è il mondo pagano, ecco, non è che bisogna farsi delle grandi illusioni. Allora il fatto che appunto, Giuseppe si trova in un crinale molto sottile, perché da una parte doveva salvare il popolo, e dall'altra, però, doveva fare anche ehm, appunto, gli interessi del faraone, ecco. È un po' come quando c'è un quadro intermedio in un'azienda in, in un eh, che il quadro intermedio eh, eh, riceve appunto le, eh, quello che deve fare dal, dal padrone, eh, però poi deve anche eh, parlare con gli operai. Ecco, <ride> quindi. E, e, un, e Certamente se um, lo si vuole fare bene quel mestiere, appunto, come, come fa eh, nel, nel racconto Giuseppe, eh, è molto difficile, ecco, perché appunto si è tra due, tra due fuochi. Ecco, e, e vediamo che Giuseppe, Giuseppe ce la fa, ecco, poi. Il secondo step che guardiamo, appunto, si esaurisce il denaro, allora Giuseppe prende bestiame in cambio di pane. Ecco, poi passano gli anni, e a un certo punto c'è il denaro che è esaurito, ecco, e anche il bestiame è già stato venduto e solo, rimangono solo le persone e il territorio, cioè la, la proprietà della terra di, appunto dei, dei contadini. Ecco. E allora a questo punto siamo verso la fine della carestia, perché abbiamo visto che passano gli anni, però qui si arriva al dunque, ecco, perché dicono loro stessi, e il popolo dice prendi noi come schiavi e poi ti, ti vendiamo anche il territorio perché ormai era l'ultima possibilità ecco e quindi Giuseppe fa così ecco. e, e tutta la terra va al, fara al faraone e il popolo senza terra viene trasfori, trasferito nelle città, cioè Giuseppe dà loro un luogo per vivere. Ecco, e Qui eh, Giuseppe fa una cosa eh, molto giusta, cioè non avevano più il territorio, lui gli dà il pane appunto in... in, in in cambio della loro, si devono diventare proprio schiavi del faraone e vendere tutti i territori, però fa in modo che appunto ehm, li, li, li mette nelle città di tutto il confine del, dell'Egitto, almeno gli dà una casa, ecco, un posto dove, ehm, dove stare finché non, fini, finché non finiva la, la carestia. Ecco, e tutte queste cose che fa Giuseppe eh, vuol dire che eh, il, il faraone le, si fidava ecco, e probabilmente ha, ha lasciato fare Giuseppe eh, capendo che Giuseppe cercava appunto di, eh, di salvare tutto, tutto il popolo egiziano. Ecco. Poi al, al versetto 22 c'è l'eccezione dei sacerdoti che invece eh, appunto, usufruivano di un decreto del, del faraone per avere i viveri, quindi eh, non, non compra i, Giuseppe non compra i, i territori dei, 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 eh, dei sacerdoti. Ecco. Ecco poi ehm, cosa succede? Che ehm, l'ultimo step, ecco, è ecco, che il, po il popolo a un certo punto non ha più nulla e chiede la semenza. Sono nelle città, però non avevano né, né la libertà personale e, e non avevano più neanche territorio, però chiedono eh, la semenza che poi la, la, la seminano nel loro territorio. E, e qui c'è il colpo, il colpo grande di Giuseppe, perché cosa fa? E lui dà la semente e poi fornisce la, la, la somma di un quinto del raccolto che deve andare al faraone. E questo è sorprendente perché guardate che se andiamo indietro anche nelle nostre campagne c'era la mezzadria, cioè si faceva a metà, il padrone non faceva niente, però il contadino appunto, che lavorava la terra doveva dare la metà al padrone. Ecco, Qui però siamo a un quinto. Ecco, questa è la cosa formidabile. Ehm, perché il quinto, un quinto è molto, è molto meno della mezzadria, ecco. Facciamo. Io faccio questo parallelismo perché mi sembra il più giusto. E praticamente, questi. questi erano schiavi e tutto, tutto quello che vogliamo, però il fatto che potevano seminare nel loro, nei loro campi e tenersi la maggior parte del raccolto. Tanto che poi Giuseppe stila appunto anche una, una legge che rimane, perché salvaguardia gli uni e gli altri. Un quinto non era tantissimo, era una, una, una cifra appunto, che si poteva dare al fana, Faraone, ma tutto il resto rimane, rimaneva loro. Ecco, vedete che allora si può dire, secondo me, ecco adesso non voglio fare un'apologia, ma dal testo si deve pensare che Giuseppe veramente ha fatto un capolavoro. Ecco, perché l'ho detto tante volte. Già che ehm, sette anni di carestia ecco eh, si moriva si moriva al secondo anno cioè eh, se c'era la, la carestia e poi mh, si, si, mh, si seminava per l'anno dopo se continuava la carestia si moriva di fame ma, ma anche mh, anche ultimamente in certi paesi poco sviluppati succede così, poi devono intervenire appunto degli aiuti eh, da fuori, se, arri se arrivano. Ecco. Ma sette anni insomma è stato un miracolo, è stata un'amministrazione un, un formidabile, ecco. E, Tenendo sempre conto, come ho detto prima, che appunto, eh, Giuseppe era in un crinale appunto, tra, eh, tra il, il martello e l'incudine. Ecco. E quindi c'è questa legge, lo dice l'autore, che, che rimane come garanzia. Eh, perché quando succede una cosa così eh, eh, importante, ecco, dove eh, la, la cosa riesce, allora hm, Giuseppe ha detto beh, mettiamolo in una, in una legge, ecco, scritto, eh, una legge del Faraone, che si fa così, ecco, si dà un quinto a, al Faraone, tutto il resto rimane ai contadini. Ecco. Il, il, il popolo è salvo, tanto che lo dicono so, proprio il popolo: ci hai salvato la vita perché sapevano benissimo che si moriva. C'è ecco. anche appunto. Certo, hanno perso la loro libertà, erano schiavi. Si faceva nell'antichità, eh? cioè, quando uno andava in, in bancarotta, ecco, si faceva schiavo e in Israele durava eh, pochi anni, poi doveva essere lasciato andare. Invece, nel mondo pagano, si, rimane, si rimaneva schiavi eh, tutta la vita. Ecco. E... E andiamo avanti, vediamo l'ultimo passaggio. dal versetto eh, 27 Israele si stabilì nel paese d'Egitto nel territorio di Gosen in esso ebbe proprietà furono fecondi e diven divennero molto numero numerosi Giacobbe visse nel paese d'Egitto 17 anni e i giorni della vita di Giacobbe furono 147 anni si avvicinarono i giorni della morte di Israele allora chiamò il suo figlio Giuseppe e gli disse: Se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, metti, ti prego, la tua mano sotto la mia coscia e usa con me benevolenza e fedeltà, ti prego di non seppellirmi in Egitto. Io giacerò con i miei padri, mi porterai via dall'Egitto dall e mi seppellirai nel loro sepolcro. Rispose: io farò secondo la tua parola. Riprese, giuramelo e glielo giurò. Allora Israele si prostrò sul, sul capezzale del letto. Ecco, questo, questa è eh, la, la preparazione della, della morte di Giacobbe. Eh, e ci dice il testo che Israele, ormai il, il popolo di Israele diventa progressivamente numeroso e molto focon, fecondo. Ecco, poi vedremo che dopo i 400 anni... Eh, saranno tanto numerosi da fare mh, paura agli egiziani addirittura, ecco perché si contava nell'antichità appunto il... Mh, il numero dei maschi che appunto potevano andare in guerra era, era in quelli, oggi abbiamo invece gli aeroplani, sono più le macchine. Ma una volta si contava, si faceva il, cens il censimento appunto per eh, sapere quanti erano eh, più o meno i, gli uomini che potevano eh, andare in guerra. Ecco. Giacobbe vive 17 anni in Egitto e la sua vita era di 147 anni ecco. e si predispose appunto alla sua sepoltura che la chiede a Giuseppe. Ecco. A questo punto Giuseppe è il figlio appunto che è stato guidato da Dio, ecco, quindi si fida più di Giuseppe che di tutti gli altri, giustamente. Ecco, ecco. E, e Giuseppe fa il giuramento, Giacobbe gli dice: giuramelo che mi. Che mi, mi metterai nella tomba de, dei miei padri. E Giuseppe, e Giuseppe glielo, glielo giura. Ecco. E a questo punto, Is, Israele si, si prostra sul cape, capezzale del letto. Ecco, questo è un segno molto importante perché. Eh, si dice che si prostra, eh? il, 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 il verbo è lo stesso che c'è quando c'è il sogno, appunto, che il secondo sogno che aveva avuto Giuseppe, dove c'erano eh, il sole e la luna e poi tutte le stelle, cioè il papà, la mamma eh, 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 e poi tutti i fratelli che si appunto si inchinavano eh, davanti alla... A Giuseppe, ecco. E allora a questo punto eh, Giacobbe, anche lui si, si prostra, come, eh, eh, come per appunto per considerare il sogno come una, una, una profezia di Yahweh, e perciò si, si prostra. Ecco, questo è molto, è molto interessante perché Leggiamo ad esempio quando, fa, quando si parla del sogno, dice il testo, egli fece ancora un altro sogno e lo, lo, lo narrò al padre e ai fratelli e disse, ho fatto ancora un altro sogno, sentite il sole, la luna e undici stelle, vedete tutta la famiglia con anche i genitori, si prostrarono davanti a me. Genesi 37, 9. E però dopo cosa succede? Che qui ne parleremo un po' negli spunti, che, che Giuseppe eh, appunto eh, 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 Viene riconosciuto anche da, cioè il ruolo di Giuseppe viene riconosciuto anche dal padre qui perché si prostra, C'erano la Luna e il Sole, che appunto sarebbero Giacobbe e Rachele, ecco la, la madre di Giuseppe, che anche loro si prostrano, appunto, al, a Giuseppe. E qui vedete, dopo tanti anni, ne parleremo un po' negli spunti. Comunque, dopo tanti anni, vedete, Giacobbe aveva tenuto nel cuore questo sogno, ecco, non lo capiva, poi era un po' indeciso. però a questo punto ormai si è, il sogno si è appunto realizzato completamente. E, e quindi, onora come. Dio ha voluto eh, il figlio Giuseppe, che appunto eh, nel sogno, appunto, doveva diventare appunto l'uomo guida eh, di tutta la tribù. Ecco, poi adesso il, il padre se ne va e quindi tutto viene eh, ri, eh, rimandato in mano a Giuseppe. Eh, sì, ne parleremo poi negli spunti perché vedremo questa volta anche un passaggio de, di un profeta dove ci parla appunto dei sogni, dei sogni che vengono da Dio. Ecco. Abbiamo fatto un breve, un breve sunto della, del miracolo di, di Giuseppe, ecco, l'abbiamo già spiegato, e appunto, questo crinale molto. Sottile, ecco, tra l'incudine e il martello, tra il faraone e il popolo, e Giuseppe riesce appunto a salvare tutta la nazione. Ecco, l'abbiamo già detto, però questa capacità di Giuseppe ci fa vedere che nei Santi c'è una capacità anche di, ad esempio in Giobbe, ma anche non so, in Salomone, in tanti personaggi dell'Antico Testamento, sono questi doni che dà Dio dove appunto, le competenze fanno in modo che una larga fetta di, di persone abbiano, possano usufruire di queste di queste competenze ecco, degli uomini di Dio, che sono competenze che, che hanno sempre un risvolto estremamente positivo per tutti. Ecco. E qui lo vediamo, qui addirittura Giuseppe salva da una, da una carestia, ecco, un, una nazione intera, ecco, che una, una carestia di, di sette anni. Vedete che questa è la grande differenza. C'è quello che casomai può avere anche delle, delle competenze, delle capacità, però le usa solo per se stesso, ecco, accumula per se stesso, poi casomai è tirchio con i suoi operai, ecco, oppure ancora peggio, li, li fa lavorare sodo, ecco, li paga poco. E invece, questi, questi personaggi della Bibbia ecco, che avevano appunto, queste, queste capacità che venivano da Dio è tutto il contrario. Ecco. Abbiamo visto, ad esempio, Giuseppe quando era economo, tanto che Potifare non andava neanche a guardare i conti perché si fidava e poi eh, lo portano in prigione, però vedono che è un uomo molto saggio e allora diventa secondino, non era neanche più prigione, e poi va addirittura a spiegare il, il sogno eh, del faraone. E ne, ne godono tutti di, di Giuseppe, anche gli egiziani, anche il Faraone. È una cosa bellissima perché i grandi, i piccoli, tutti usufruiscono appunto di questo genio eh, dato a, a Giuseppe eh, che appunto porta del bene a tutti, senza distinzioni, ecco, senza guardare le classi. Ecco. E questi sono appunto i santi di Dio che appunto avevano questa, questa saggezza ecco, anche di, di amministratori dello, dello Stato. E, e Giuseppe non è l'unico, eh? ci sono ad esempio Daniele, <ride> la stessa cosa, era proprio anche lui a corte. Anania, Azari, Azaria e Misa, Misaele, i tre fanciulli ebrei, anche loro alla reggia, oppure anche Mosè era stato figlio adottivo eh, di una principessa, ecco. quindi è stato a corte, ha imparato appunto alla corte tutta la scienza degli egiziani, come ci dice la Bibbia. E poi si dice di Mosè, che era un uomo grande in parole e opere. Ecco, anche lui, vedete? E quindi mi interessava appunto far vedere la grande differenza. Ecco. E guardate che oggi, ci sono dei, quando ci sono dei paesi che sono in carestia, i telegiornali non ci dicono niente, non ci dicono niente di questi popoli. Proprio sono persone che muoiono casomai come le formiche, ma poi in le nostre testate non arriva neanche una linea, ecco, due righe eh, di parlare di questa, questa po povera gente. Quindi vedete la, la, la differenza che c'è. Ecco. E mentre invece Giuseppe eh, si profilava una una carestia molto lunga e riesce a, a salvare tutto il popolo. E qui siamo agli antipodi oggi proprio, io non ci ho fatto caso. Eh. Per andare a vedere delle notizie di quel tipo lì bisogna andare su dei, su dei siti, un po', non so, dei missionari o, o roba del genere, ma... Nei telegiornali proprio non, non si parla mai di queste cose qua. ecco. Casomai se c'è un ciclone, quelle cose lì, ma le carestie proprio sono eh, dimenticate. Ecco. E quindi c'è un grande menefregismo. Ecco. Quando appunto noi occidentali viviamo o almeno abbiamo vissuto, Nell'abbondanza, ecco. E queste sono cose che fanno, montano ecco, lo sdegno di Dio, ecco, quando ci sono persone in difficoltà che vengono eh, ignorate. Ecco. L'altra cosa che volevo dire: abbiamo già parlato della prostrazione di, di Giacobbe. E che indica appunto il riconoscimento del volere di Dio che si era eh, manifestato nel sogno di, di Giuseppe. Ecco, che subito quando lo, li racconta quei sogni lì sono oggetto di invidia, ecco, oppure di, anche da parte del padre, però poi ci dice il, il testo che. Eh, il padre mh, tenne in sé la cosa, ecco, lo tenne nel cuore per vedere se appunto questo sogno si avverava e poi alla fine lo ha, lo ha visto. Ecco, il, il, il sogno viene custodito nel cuore di Giuseppe per molti anni, ecco, eh, e anche da, da Giacobbe, eh, dice il testo, appunto, al capitolo 37, versetto 11. Quando Giuseppe racconta il secondo sogno, cioè quello del, non quello dei covoni, l'altro con la luna, le stelle, il sole, eccetera, che era la famiglia con i genitori, ci dice il testo, i fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre tenne in mente la cosa. Cioè, l'abbiamo visto anche oggi, che l'aveva nel cuore quel sogno lì. E poi, probabilmente, quando ha saputo che Giuseppe non c'era più, <coughs> ha perso la speranza. Però è chiaro che quando Giacobbe ha, ha tornato a ha rivisto suo figlio, Gi Giuseppe, e, um, si è ricordato anche del sogno e intanto che alla fine si prostra davanti a suo figlio. Come diceva il segno, ecco, e da, da questo vediamo una cosa molto importante che sono cose che possono succedere anche a noi. Io ad esempio ho sentito tante, tante persone che hanno avuto dei sogni casomai hanno sognato i loro cari, ecco, e sono cose che non si dicono a tutti, ecco, si tengono nel cuore, e però poi si può capire col tempo, appunto come ha fatto anche Giacobbe che ha tenuto per sé la cosa, e ci pensava, però la, la teneva per sé, questo ci insegna appunto che queste, questi modi di Dio di ecco, per trasmetterci qualcosa di positivo sono cose molto preziose. Ecco, non, non va bene andarlo a dire a tutti, ecco, si devono tenere nel cuore. Anche la, la Madonna quando ci sono tutti questi segni nella nella vita, i primi anni di vita di Gesù, ma ad esempio la presenza dei pastori che avevano vinto, visto gli angeli, oppure la presenza dei tre re magi. E ci dice il testo di Luca che Maria teneva tutte queste cose riservandole nel suo cuore. Ecco, vedete, vediamo la stessa cosa come ha fatto eh, Giacobbe. Sono cose che vengono da Dio e che appunto prima di fare discernimento non bisogna aver fretta ma tenerle nel cuore e poi vedere cosa succede. Ecco, ci possono essere le, delle avvisaglie che, uh, che si possono portare appunto a considerare questa... Um, questo suo sogno, ecco, questa manifestazione di Dio anche attra attraverso un sogno, e poi ci possono aiutare perché qui se viene detto il futuro eh, nel sogno di, di Giuseppe. Ecco, poi per parlare dei sogni, c'è una profezia del, del profeta Gio Gioele che parla proprio dei sogni quelli che vengono da Dio. Eh. Molte volte possiamo scartare subito certi sogni, ecco perché sono... Il sogno è sempre una cosa un po' senza un filo, ecco, cioè non ha un filo, sono piuttosto i sogni di solito sono sempre un po' molto strani, ecco, non hanno tanto da dirci, ecco, poi li, li, li scordiamo subito, ecco, invece ci sono anche i, i sogni che vengono mandati da, da Dio, come questo di Giuseppe. E dice il, il profeta Gioele. Dopo questo io effonderò lo spirito sopra ogni uomo e diventeranno profeti i vostri figli e i, vo i vostri anziani faranno dei sogni e i vostri giovani avranno visioni. Dice così. E nella Bibbia ce ne sono, ce ne sono tanti di sogni, eh, dell'Antico e del, del Nuovo Testamento. Però vedete che, appunto... Eh, sono sempre delle rivelazioni di Dio, però eh, che mm, rimangono mm, per un buon lungo tempo ecco, nel cuore di chi li riceve. Ecco. Eh, abbiamo visto anche il, il, il sogno di, di Giacobbe quando parte per andare a prendere sua moglie da Labano, che ha questo. Questo sogno che, dove vede questa scala, ecco, che arriva fino al cielo e gli angeli che salgono e scendono, cioè un, un anello di congiunzione tra il cielo e la terra, vede. Ecco che poi eh, l'incarnazione eh, di Gesù, eh, vuol dire quello. E infatti, il Signore, quel sogno lì lo riferisce a se stesso, giustamente, ecco. E vedete che ci sono appunto delle, delle profezie, oppure mh, succede anche a tanta gente, anche gente che mh, poi mh, cercano appunto di essere molto eh, attenti a, a non dirlo a tutti, però alcuni lo dicono, e ad esempio che hanno visto i loro cari in paradiso pieni di luce, ecco, delle volte ci sono anche queste cose qua. Il Signore fa così, ecco. il fatto che <ride> queste cose non, non si dicono e, non, e non, si, non si leggono mai nei giornali, ecco, <ride> però ci sono, ecco, le cose del Signore sì, purtroppo non hanno spazio, ecco, nella... Nella stampa, ecco. però, eh, sono cose che sono molto importanti perché eh, ci possono indicare una via ecco, eh, da percorrere oppure ci possono anche consolare: appunto, con, eh, in un sogno, vedere ecco, un, eh, vivo e vegeto un, un nostro caro, un nostro parente oppure un amico che abbiamo amato eh, in questa vita. Ecco. Eh, però, appunto, bisogna essere molto eh, attenti e, e tenerseli per sé. Ecco. E poi, quando si è sicuri appunto, che eh, il, il, il segno, come abbiamo visto oggi, si è avverato, ecco, allora dopo eh, eh, siamo più sicuri e ri, dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha dato, appunto, una, una manifestazione. Eh. E uno squarcio anche sul nostro futuro, ecco possono succedere tutte queste cose. Pace e bene a tutti, e buona giornata.